Quante cose si potrebbero dire nella notte di Natale? E quante parole si potrebbero esprimere per comprendere questo grande mistero dell'incarnazione di Gesù? Una riflessione l'abbiamo compiuta durante la veglia, entrando un po' nel cuore degli uomini, gli uomini che hanno bisogno, che soffrono, e sono nella necessità di avere una speranza. E voglio consegnarvi soltanto una speranza, ma che non viene da me. È una speranza che è diventata fede, è una speranza che è diventata testimonianza dell'amore verso Dio, nonostante il dolore e la sofferenza. Oggi un papà ha perso la sua bambina, lui e sua moglie hanno perso una bambina di 13 anni. Andando in casa, questo papà mi incontra e mi dice: Don Angelo, io sono felice perché la mia bambina è un Gesù bambino. Portiamo a casa questa testimonianza di fede.